Amici sportivi di Bisceglie in diretta, un saluto da Vito Troilo, dal Paladolmen di Bisceglie per la telecronaca del match tra il Nettuno Bisceglie e la Diaz Bisceglie. L'unico derby fra due squadre della nostra città a livello senior. Sono le due portacolori della città di Bisceglie nel campionato regionale di Serie C2 di calcio A5. La partita comincerà fra pochi istanti, valida per il quintultimo turno del campionato, un campionato al quale le due formazioni non hanno più tanto da chiedere. Sia la Diaz di mister Maurizio Di Pinto in maglia nerazzurra che il Nettuno di Francesco Tritto in divisa gialla sono praticamente fuori dalla lotta per la conquista di una posizione nella griglia playoff del secondo torneo regionale di futsal. La Diaz è sesta con 22 punti in classifica, 6 in meno rispetto al Brasilea Barletta, che sarebbe a questo punto del campionato l'ultima qualificata per i giochi promozione, ma con poche partite ancora a disposizione rimontare 6 punti alla compagine barlettana sarà piuttosto difficile. Le residue chance di accedere ai playoff per la Diaz sono tutte riposte nel derby con il Nettuno, altra formazione che era partita con propositi un pochettino più ambiziosi, invece ha dovuto accontentarsi di disputare un campionato a metà classifica. Arriva subito il gol dopo meno di un minuto, il primo di questa partita lo realizza il Nettuno con un'azione personale di Vito Fusiello che sblocca il risultato, un colpo a freddo per i nerazzurri di Maurizio Di Pinto che ora dovranno reagire a questa rete che ha portato in vantaggio il team di Francesco Tritto. I quintetti in campo per il Nettuno di mister Francesco Tritto, tra i pali Gangai, il capitano Landriscina con la maglia numero 8, il numero 19 Francesco Uva, l'autore del gol Vito Fusiello con la maglia numero 7 e con il numero 11 Cristian Ricchitelli. Per la Diaz del presidente Giuseppe Cortellino, fra i pali Vincenzo Povia, è in campo con il 14 Michele Dell'Olio, con il numero 10 Gigi Palermo, Mauro Garofoli con la maglia numero 9, con il 22 ora in possesso di palla Sergio De Cillis. Il tentativo di combinazione da De Cillis a Dell'Olio, esce Gangai per anticipare il giocatore della Diaz. Sono stati giocati 2 minuti nel corso del primo tempo, il punteggio è già cambiato, la formazione in maglia gialla, il Nettuno in vantaggio per 1-0. La sovrapposizione di Uva, Ricchitelli non riesce a servirgli il pallone, arriva il primo fallo di questa partita commesso dal numero 11 del Nettuno, Cristian Ricchitelli. Calcio di punizione per gli ospiti, si gioca al Paladolmen, che è il campo nel quale il Nettuno disputa per la prima volta nella sua storia di ben 15 anni, società nata nel 1999, per la prima volta in questa stagione. Il Nettuno del presidente Tonio Papagni non disputa le gare casalinghe sugli impianti, sui campi di sua proprietà, si serve del Paladolmen, della struttura pubblica di Bisceglie. La Diaz invece gioca ancora le sue gare in un impianto di proprietà, il centro sportivo Vigiliensis, ma ha tutta l'intenzione di passare a disputare le sue partite casalinghe al Paladolmen, come già accade ovviamente per la massima espressione del calcio a 5 a Bisceglie, ovvero il futsal Bisceglie, che milita nel campionato nazionale di Serie B. Giocati 4 minuti, 1-0 per il Nettuno, il gioco che non riprende ancora. Ecco il portiere del Nettuno Gangai che rimette il pallone sul parquet
pressione abbastanza alta del Nettuno, prova l'imbucata ora Francesco Uva col petto, anzi con un tocco di mani, Michele Dell'Olio tocca il pallone e anche ammonito, primo cartellino giallo del match. Sollevato dall'arbitro Michelangelo D'Avanzo di Bari, che curiosamente è lo stesso arbitro che ha diretto le due squadre sia in uno dei due derby di Coppa, sia nel derby di Coppa Italia che nella partita d'andata in campionato vinta 2-1 dalla Diaz al centro sportivo Vigiliensis. Punizione già battuta da Fusiello per il Nettuno, la parata di Povia, poi l'acrobazia tentata dal capitano Landriscina, facile per Vincenzo Povia, problemi nell'impostazione di gioco per la Diaz, il passaggio sbagliato di Gigi Palermo per il suo compagno Mauro Garofoli, può costruire una nuova azione di gioco il Nettuno, tiene palla Vito Fusiello, prova il taglio Uva che però non viene servito, prova ad alzare la pressione, la Diaz spalla la porta, va a prendere il pallone Ricchitelli, continua a fare giro palla il Nettuno, dal capitano Landriscina a Fusiello, passaggio di ritorno, non ha alcun tipo di fretta il Nettuno, prova a tagliare verso destra Landriscina, il pallone è troppo lungo, l'azione sfuma. Ora l'attacco della Diaz, Sergio De Cillis, palla a piede, lo scarico per Michele Dell'Olio, la rotazione della squadra di Maurizio Di Pinto, circolazione di palla un po' troppo lenta, 1-2-3 tocchi anche dai piedi dei calcettisti ospiti in questo pomeriggio del Paladolmen. Non riesce a trovare sbocchi l'azione offensiva della Diaz, il tacco di Michele Dell'Olio che poi taglia verso il centro, ancora paziente la circolazione di palla degli ospiti, il tiro di Mauro Garofoli, un sinistro che però esce sul fondo, 6 minuti giocati, 1-0 per il Nettuno, il gol messo a segno da Vito Fusiello dopo appena 20 secondi di gioco, la palla recuperata ora dalla Diaz con Mauro Garofoli che vince due contrasti, poi il pallone rocambolescamente ancora tra i piedi dei calciatori nerazzurri, guadagna un fallo laterale Sergio De Cillis. Rimessa effettuata dalla Diaz, è in banda sinistra Sergio De Cillis, vuole lavorare per il suo uno contro uno, è raddoppiato puntualmente da Ricchitelli che si stacca per creare una situazione di sovrannumero difensivo. Ora la scivolata efficace di Gigi Palermo che recupera la palla, non riesce a servire Sergio De Cillis che sarebbe andato a tu per tu con Gangai, sfuma l'azione della Diaz, ora però Ricchitelli perde palla, 2 contro 2, la finta di Gigi Palermo, il servizio per Sergio De Cillis che dribbla Gangai ma calcia col sinistro fuori dallo specchio della porta, buona occasione per la Diaz che cerca di ristabilire il risultato di parità, c'è un buon pubblico sugli spalti del Paladolmen, quasi 150 spettatori che sono tanti per la Serie C2 di calcio a 5. In banda a destra Michele Dell'Olio deve scaricare la palla, minaccioso Ricchitelli costringe Garofoli a disfarsi del pallone con un lancio senza pretese, ora manca l'aggancio Ricchitelli, può ripartire la Diaz, nessuno dei due allenatori ha ancora effettuato cambi, sono trascorsi 8 minuti, va per l'uno contro uno Sergio De Cillis, contratto da Landriscina, contratto anche Dell'Olio da Landriscina, lascia proseguire l'arbitro, ora può ripartire il Nettuno in banda sinistra, Fusiello serve il pallone facilmente fra le braccia di Povia, ma Uva era stato scalciato, c'è il fallo quindi fischiato ai danni della Diaz, questo calcio di punizione per il Nettuno, la posizione può essere piuttosto interessante, sulla palla il capitano Landriscina, due giocatori in barriera, anzi no, si sfada la barriera della Diaz, Landriscina colpisce Dell'Olio, ottiene un fallo laterale.
Ancora attacco del Nettuno, l'imbucata tentata da Vito Fusiello che ha servito col piattone l'Andriscina, il pallone è stato deviato, primo calcio d'angolo della partita è per il Nettuno. Richitelli si fa incontro all'Andriscina, lo scambio e poi la battuta verso il cuore dell'area di Landriscina, pallone respinto in fallo laterale, rimessa per la formazione maglia gialla. Fusiello scarica indietro per Uva, ancora 1-2 tra Fusiello e Uva, un tocco di Sergio De Cillis. Non è sicuramente una bellissima partita sotto il profilo dello spettacolo, fra l'altro si tratta di due formazioni che si conoscono perfettamente. Ora un buono spunto di Michele Landriscina, che però non riesce a contenere la portata del suo stop, lanciato a tu per tu con Vincenzo Povia che esce e gli soffia il pallone. Prova la Diaz a fare gioco, molto abbassato Sergio De Cillis a lavorare per l'uno contro uno che diventa presto un uno contro tre. Michele Dell'Olio tiene palla, lo scarico per Gigi Palermo, arriva il fallo di Cristian Richitelli, calcio di punizione per la Diaz. Gira palla la formazione ospite, minaccia il tiro Sergio De Cillis, poi si coordina cambiando piede, il sinistro però è molto debole, la palla sfila senza creare alcun tipo di problema a Gangai. Pronti i primi cambi per le due formazioni, entrerà per il Nettuno Stefano Gallo, un ex di turno, maglia numero 10 l'anno scorso nella Diaz, pronto anche Angelo Antonio Lanotte per il Nettuno. Il primo cambio per la Diaz sarà con ogni probabilità Antonio Papagni. Spunto di Sergio De Cillis, lo scarico per Mauro Garofoli, non ci arriva Michele Dell'Olio, buono lo spunto della Diaz. Ecco i due cambi, fuori Richitelli e Uva, dentro Gallo e Lanotte per il Nettuno. Se ne sta per andare la prima metà del primo tempo, sempre 1-0 il punteggio per il Nettuno nel derby di Bisceglie sulla Diaz. Il gol messo a segno da Vito Fusiello nel primo minuto di gioco decide per il momento la gara, palla persa dal Nettuno, spazio per Mauro Garofoli. Sergio De Cillis poi non riesce a controllare bene il pallone. Quartetto di movimento piuttosto offensivo, quello schierato da Maurizio Dipinto con Michele Dell'Olio, Gigi Palermo e Sergio De Cillis. La Diaz vuole creare gioco, ora c'è una situazione per il Nettuno. Stefano Gallo stoppa di petto, prova a girarsi, contrastato da Mauro Garofoli, la palla è messa in out. Ancora Gallo, spalle alla porta, il contatto tra Gallo e Garofoli, diventa boa a centro area Stefano Gallo, non riesce a tenere la palla in campo Angelo Lanotta. Arriva il primo cambio anche per la Diaz, è uscito Michele Dell'Olio in campo con il numero 7 Antonio Papagni. 15 minuti del primo tempo se ne sono già andati, lo spunto di Antonio Papagni che non riesce a guadagnare il calcio d'angolo. Rimessa sbagliata dal Nettuno con il portiere Gangai. È entrato anche Francesco De Cillis con il numero 24 per il team di Francesco Tritto. Un altro under in campo per la formazione che è squadra ospitante sul parquet del Palladolmen. Calcio d'angolo per la Diaz con Gigi Palermo, che però non ha la giusta intesa con Mauro Garofoli. Ora lo spunto per Michele Landriscina, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Era stato servito con una bella apertura da Stefano Gallo. Quarto cambio per il Nettuno, che ha ruotato già tutti e quattro i giocatori in movimento. In campo con il numero 9 la Manuzzi al posto del capitano Michele Landriscina. E ora, ad eccezione del portiere Gangai, il Nettuno ha quattro giocatori di movimento diversi da quelli che hanno cominciato la partita.
circolazione dietro la metà campo per la Diaz. Ora c'è un ottimo spunto di Antonio Papagni che serve Mauro Garofoli, troppo lungo il pallone. Rimessa lunga con le mani di Gangai, manca l'aggancio Stefano Gallo. Arrivano altri cambi ora per la Diaz. Gigi Palermo prova il tiro, esce per contrastarlo Stefano Gallo, palla in out, rimessa già effettuata. Sergio De Cillis prova ad accentrarsi col sinistro, pallone carambolato, gioca a spalle alla porta Antonio Papagni, arriva il raddoppio su di lui, riesce a scaricare bene Antonio Papagni, il pallone ancora tra i piedi Sergio De Cillis che prova due volte il tiro, murato dalla formazione avversaria, poi l'ultimo tocco su un'altra carambola è di Gigi Palermo e Gangai lascia sfilare comodamente il pallone. Arriveranno altri due cambi per il team di Maurizio Di Pinto, pronti Leonardo Di Leo, numero 11, l'esperto giocatore a disposizione della Diaz, e un under Francesco Salerno che dovrà per forza di cose, dato che il regolamento impone di utilizzare un calciatore nato nel 1992 o anni seguenti, dovrà per forza di cose Francesco Salerno sostituire Sergio De Cillis, a meno che Maurizio Di Pinto non intenda giocare con due under. Non è così, escono De Cillis e Garofoli, dentro Leonardo Di Leo e Francesco Salerno. Di Leo maglia numero 11, Salerno maglia numero 25. Rimessa laterale per la Diaz, 17 minuti se ne sono andati nel corso del primo tempo. Il punteggio Nettuno 1, Diaz 0 nel derby di Bisceglie del calcio a 5. Prova ad accentrarsi Antonio Papagni, lo scarico da Gigi Palermo a Salerno, il neo entrato Papagni anticipato dalla notte, palla in fallo laterale, rimessa per i nerazzurri. Se ne incarica Antonio Papagni, chiedono la distanza, gestisce il pallone Gigi Palermo, difficoltà nel controllo di Leonardo Di Leo, il retropassaggio al portiere Povia, gira per linee esterne da Salerno poi verso il centro per Gigi Palermo, alta la pressione del Nettuno, esce anche Stefano Gallo per un eventuale raddoppio a fare da schermo. Gallo conquista il pallone, poi è Palermo a sottrarglielo ma non lo tiene in campo e quindi il Nettuno avrà a disposizione un tiro dall'angolo con la Manuzzi sulla palla. Palla lunga, retropassaggio per la notte che si allarga, prova la conclusione, contrastato con il corpo da Gigi Palermo. Continua a giocare il Nettuno, tiene la palla in campo Stefano Gallo, piuttosto largo lo schieramento della squadra di casa. Allora c'è un tocco ora di Francesco Salerno che ha commesso fallo su la Manuzzi. Terzo fallo di squadra per la Diaz. Ventesimo minuto. Il lob di la Manuzzi per Stefano Gallo che però poi non riesce a servire un compagno. Arriva il fallo di Stefano Gallo sul suo ex compagno di squadra Antonio Papagni. Terza penalità su groppone anche per il Nettuno e Paladomen che via via continua a registrare un afflusso di pubblico superiore. Possesso di palla Diaz, spalle alla porta Papagni, prova il tacco, serve Francesco Salerno la cui battuta a rete però controllata senza particolari difficoltà dal portiere del Nettuno Gangai, uno dei migliori interpreti del ruolo di estremo difensore nel panorama del futsal sul territorio.
portiere molto esperto, una sicurezza nel Nettuno. Ora lo spunto di Stefano Gallo, gioco di gambe che gli ha permesso poi di mettere la palla in mezzo, non c'era nessun giocatore in maglia gialla. Ancora cambi in vista ora per la Diaz. Diaz che non conserva il possesso di palla perché il tentativo di cross di Francesco Salerno è carambolato sul corpo dello stesso giocatore nerazzurro. È rientrato Richitelli nelle file della formazione di Francesco Tritto. Di Leo, elegante, riesce a togliere il pallone dai piedi di Richitelli. Ora Papagni si invola, rimontato da Richitelli, si accentra e calcia di sinistro, la palla è deviata da Gangai in calcio d'angolo, l'ha già battuto la Diaz che prova ad avvicinarsi in zona gol e arriva il pareggio di Leonardo Di Leo con una puntata che beffa Gangai rendendogli difficile la respinta. Il pallone si infila tra le gambe del portiere del Nettuno e il risultato cambia ristabilendosi sulla parità 1-1 tra Nettuno e Diaz al Paladolmen. Al gol di Vito Fusiello nel primo minuto di gioco risponde al 22esimo Leonardo Di Leo, il giocatore più esperto in forza alla compagine allenata da Maurizio Di Pinto, che ora sulle ali dell'entusiasmo cerca di sfruttare il momento positivo. Ma questo è stato un campionato in cui purtroppo la Diaz ha sofferto molto sotto il profilo psicologico, il momento del gol realizzato spesso e volentieri subendone di altri in pochi secondi. Ora time out in campo, 1-1 tra Nettuno e Diaz. Gioco ripreso, ultimi 7 minuti del primo tempo del derby di Bisceglie tra Nettuno e Diaz, 1-1 il risultato. Cristian Richitelli lamenta un fallo che ci poteva stare effettivamente. Pressing alto della formazione di Francesco Tritto, nella Diaz è entrato con il numero 3 Giacomo Di Pinto. Ora Nettuno in possesso di palla, la Manuzzi, ancora un lob per Cristian Richitelli che gioca nella posizione di pivot, fallo di Leonardo Di Leo su Cristian Richitelli, si dovrebbe trattare del quarto fallo di squadra della Diaz nel periodo, quarto fallo, tre ne sono stati fischiati al Nettuno nel calcio a 5. Una volta commesso il quinto fallo per squadra a tempo, in caso di falli successivi viene assegnato un tiro libero. Intanto la punizione calciata da Lanotte è stata respinta da Vincenzo Povia, la palla ancora però per il Nettuno, 1-2 tra Richitelli e il giovane under Francesco De Cillis, azione che sfuma di un soffio, ma buona giocata del Nettuno che alza ancora la pressione, difficoltà per Giacomo Di Pinto, ora il tocco di De Cillis che ferma il tentativo di ripartenza della Diaz, sempre alta la difesa del Nettuno, non riesce ad effettuare la rimessa la Diaz. Il taglio di De Cillis che riceve ancora scambiando con Richitelli, il tiro di Cristian Richitelli che non inquadra lo specchio della porta, tutto solo davanti a Vincenzo Povia, una buonissima occasione per il Nettuno, opportunità nitida per tornare in vantaggio. Nella Diaz è entrato con il numero 6 il capitano Giuseppe Daddato. Uno dei calcettisti più esperti che ha fatto parte di quello che era l'antesignano del gruppo Diaz, ovvero
la formazione del Vigiliensis, della Nova Vigiliensis. Alcuni atleti di questa squadra fanno parte dell'attuale organico della Diaz. Attacca il Nettuno, prova a mettere la palla in mezzo Angelo Lanotte. La respinta è di Leonardo Di Leo. 5 minuti alla fine del primo tempo. Di Chitelli spaglia la porta, il tocco di Francesco Salerno, ma la palla è ancora per i gialli di casa. Nettuno che prova a ragionare, Lamanuzzi, arriva l'imbucata di Lamanuzzi che riceve il buon suggerimento dell'under Francesco De Cilis, che sta giocando una buona partita. Prova ad esterno a cercare la porta, non riesce ad avere la giusta coordinazione per mirare verso i pali difesi da Vincenzo Pavia. Meglio Nettuno in questa parte finale del primo tempo. Il punteggio è sempre 1-1. Dipinto prova a controllare il pallone, subisce fallo. Si tratta del quinto fallo di squadra della Diaz. Calcio di punizione per la Diaz. Quinto fallo di squadra, ovviamente, da parte del Nettuno, non della Diaz. E la Diaz che usufruisce del calcio di punizione, classico schema su cui ha lavorato Francesco Maurizio Dipinto. Il tiro in porta di Leonardo Di Leo, respinge coi pugni Gangai. Il pallone resta nella metà campo difensiva del Nettuno. Gioco fermo per un infortunio a Cristian Richitelli. C'è time out chiamato e quindi 1-1, 4 minuti dal termine del primo tempo. Squadra tornata in campo per gli ultimi 3 minuti del primo tempo, più l'eventuale recupero che sarà deciso dall'arbitro. Il Nettuno che attacca in 3 contro 4, per la verità, perché la notte è piuttosto lontano dall'azione, rimane come ultimo profondo. C'è un contrasto tra Daddato e De Cilis, rimessa per il Nettuno. Ancora un tentativo di 1-2, recupera la palla Leonardo Di Leo. La Diaz preferisce giocare ragionato. Circolazione di palla per linee esterne. Daddato per Giacomo Dipinto, la mette in mezzo. Poi la palla respinta timidamente dal Nettuno con De Cilis. Il tiro di Dipinto però è impreciso. Può rigiocare ora il Nettuno, che ripropone in campo con la maglia numero 7 Vito Fusiello, l'autore del gol che ha sbloccato il risultato dopo appena 20 secondi. Il tacco di Richitelli, arriva il fallo. Il fallo su Giacomo Dipinto ed è ora il quinto fallo. Ed è ora il quinto fallo di squadra del Nettuno. Quindi la segnalazione non era del tutto corretta in precedenza. E ora in bonus il Nettuno, e quindi eventualmente un fallo commesso dalla squadra in maglia gialla comporterà tiro libero in favore degli avversari della Diaz. Palla persa da Vito Fusiello, contrasto tra Fusiello e Salerno. Le proteste della Diaz per una situazione mai del tutto chiarita del gioco del calcio a 5. Come valutare una ostruzione? Prova dalla distanza il tiro Angelo Lanotte, la presa semplice di Vincenzo Pavia ben appostato. Ora ancora Fusiello con Giacomo Dipinto. Diaz che va un po' a caccia del fallo per andare a tirare dal dischetto. Ancora il contrasto tra Lanotte e Salerno, che pur essendo un under si guadagna con buona furbizia il tiro libero e ora esce dal campo per lasciare il posto a Sergio De Cilis, che avrà la responsabilità di tirare dal dischetto più lontano, non quello del rigore.
Intanto il Nettuno fa uscire Angelo Lanotte in campo con il numero 25 Amoruso, quindi ci sono due under in campo per il Nettuno. Ora arriva il gol di Sergio Lecillis su tiro libero ed è 2-1 per la Diaz, proprio in contemporanea della segnalazione del recupero. 3 minuti. Per la Diaz, il gol su tiro libero dopo il vantaggio iniziale del Nettuno con Vito Fusiello al primo minuto, il pareggio di Leonardo Di Leo al 22esimo, arrivato al 30esimo allo scadere della prima frazione, la rete su tiro libero di Sergio Lecillis. Solo un buon lavoro del numero 25 Amoruso in blocco ha permesso a Vito Fusiello di trovare lo spiraglio per calciare a rete, pallone però fuori misura. Arriva il pressing altissimo del Nettuno che non vuole andare all'intervallo sotto di un gol, poi Giacomo Di Pinto per disfarsi del pallone tira praticamente in porta e fra l'altro ci prende anche abbastanza perché la palla finisce di un soffio alta, anche se Gangai era appostatissimo per controllare il tutto. Ultimi scampoli di primo tempo. Bella intuizione d'esterno di Sergio Lecillis per Giacomo Di Pinto che però non riesce a tenere la palla in campo. Ultimi tentativi per il Nettuno che non vuole andare all'intervallo in svantaggio, anche perché alla luce di quello che si è visto in campo un pareggio sarebbe stato assolutamente il risultato più giusto per quanto accaduto nella prima metà di gara. La rimessa con le mani di Vincenzo Povia, trova Lecillis che si invola e poi il tap-in di Giuseppe Raddato che porta la Diaz sul 3-1. Pesantissimo gol della Diaz a pochi secondi dall'intervallo, da un rinvio lungo di Vincenzo Povia, molto ma molto elegante Sergio Lecillis nell'addomesticare il pallone, un gol che porta soprattutto la firma del sinistro del numero 22 della formazione nerazzurra, l'assist per il capitano Giuseppe Raddato che ha avuto il merito di seguire l'azione e siglare in tap-in il 3-1, punizione decisamente pesante per il Nettuno che però ha ancora qualche secondo per tentare di accorciare le distanze. Ora spalla la porta l'under Amoruso, è servito e forse anche scalciato da un giocatore della Diaz, reclama timidamente il rigore la panchina del Nettuno, ancora pochi secondi, l'anticipo di Leonardo Di Leo può bastare per il primo tempo, le squadre vanno all'intervallo, in vantaggio la Diaz nel derby di Bisceglie su Nettuno per 3-1. Ripreso gioco al Paladomen di Bisceglie, 2-1 al termine del primo 3-1 al termine del primo tempo tra Diaz e Nettuno, il vantaggio esterno della formazione in maglia nerazzurra allenata da Maurizio Di Pinto. I gol al primo minuto, Vito Fusiello per il Nettuno, il pareggio di Leonardo Di Leo per la Diaz al 22esimo. Diaz che poi è andata in vantaggio nell'ultimo minuto regolamentare del primo tempo con un tiro libero realizzato da Sergio Lecillis e ha realizzato la terza rete nel secondo minuto di recupero con il capitano Giuseppe Raddato. Ora un fischio arbitrale, un calcio di punizione per il Nettuno, tocco di mani di Gigi Palermo e opportunità per la formazione di Francesco Tritto di calciare a rete. Il Nettuno è intenzionato ovviamente a rimontare, ha bisogno però di un gol nei primissimi minuti del secondo tempo. Respinto il tiro di Fusiello, ancora rimessa per la squadra in maglia gialla che ospita sul parquet del Paladomen questa stracittadina, l'unico derby fra squadre bisceglesi a livello senior, se ne contano solo altri a livello giovanile, dove è ovviamente più facile
che società della stessa città si incontrino, ed è relativamente facile anche per Sergio De Cilis, con quello spazio, puntare alla porta giocando l'uno contro uno. Gangai, anzi Lanotte, Davide Lanotte, che ha preso il posto di Gangai, si è visto arrivare il forte giocatore avversario, che era suo compagno di squadra l'anno scorso, a tu per tu con il portiere. Sergio De Cilis è uno di quei giocatori che difficilmente sbaglia. 4-1, si fa pesante la situazione ora per il Nettuno. La partita è tutta di inerzia Diaz. Ora spazio per Gigi Palermo, scarica il destro, bravo Lanotte a rispondere. Rimessa già effettuata, la Diaz vuole ovviamente cercare di approfittare del momento di comprensibile sbandamento del Nettuno, che è uscito scosso alla fine del primo tempo dal campo, dai due gol presi in due minuti, e ha subito il quarto gol degli avversari nelle primissime battute della ripresa. Ora Stefano Gallo prova a giocare l'uno contro uno, prova a girarsi, tiene ancora la palla fra i piedi, viene poi contrastato, gli soffiano il pallone, prova ad andarsene Sergio De Cilis, lo chiude bene Francesco De Cilis con la maglia numero 24, di gran lunga il migliore in campo finora nel Nettuno, l'unico ad azzeccare le chiusure. Ora il lob di Landriscina per Stefano Gallo, che prova col tacco il passaggio di ritorno che non gli riesce, 2 contro 3, difficile pallone per Sergio De Cilis, sfuma la possibilità di ripartenza della Diaz. Nuova opportunità per la squadra di casa, la punta di Stefano Gallo trova la base del palo. Sempre difficile per la Diaz gestire i vantaggi, è una squadra dall'età media relativamente bassa, una delle più basse del campionato di C2, è un gruppo praticamente nuovo. La società sta lavorando su un piano triennale di consolidamento, la Diaz ha partecipato al suo primo campionato nella passata stagione in C2, cogliendo un buon risultato, un 9° posto, e ha posto le basi per un saltello di livello. Il 6° posto attuale lo è, e con ogni probabilità sarà migliorata la posizione di classifica della scorsa stagione. Intanto accorcia però le distanze il Nettuno con Stefano Gallo, la combinazione con Francesco De Cilis, 4-2. Riduce lo svantaggio il Nettuno. La palla conquistata da Mauro Garofoli, che calcia però sulla notte, l'aveva perduta Fusiello. Ora è dall'altra parte l'azione con Stefano Gallo, che prova il tiro contrastato da Sergio De Cilis. Gallo guadagna il calcio. Francesco De Cilis, quel proprio blocco in movimento che accade nella pallacanestro, sposta qua e peraltro il calcio a 5 preso molto in termini di movimenti, tipo in attacco e senza palla. Prova ad entrare del tutto in partita il Nettuno sotto 4-2 ancora. Efficace, nasconde i suoi piedi, la gran parte delle insidie per la Diaz, ora il pallone praticamente in una tonnara di piedi, la messa laterale a guadagnare la Diaz, si muove del
tentativo di costringere i nerazzurri a ricorrere al retropassaggio del portiere. Uscito Mauro Garofoli, Carla Diaz, è rientrato Leonardo Di Leo, ha inserito, cerca di dare più solidità in fase di contenimento con un giocatore che ha delle caratteristiche quasi puramente difensive. La testa della Diaz per un presunto fallo di mano di Michele Lannucci. Attaccano ancora i nerazzurri, Gigi Palermo per gli esterni e la Sergio Cinis. Il Gigi Palermo che libera il tiro del Cinis, viene deviato in angolo. Diaz che cerca l'acuto per mettere a debita distanza i Fuggini, calcio d'angolo già battuto, prova ad accentrarsi, Sergio Cinis deve scaricare, non vedo che torna dal portiere Povia. Pallone basso per Antonio Papagni che lo domestica, lo scarica a Sergio De Cinis che gioca l'uno contro uno, andando via al capitano del Nettuno Michele Lannucci che non può fare altro che costruzionismo. Calcio di punizione già battuto, spazio per Leonardo Di Leo, torna la deviazione. Leonardo Di Leo trova il gol del 5-2 che rimette in relativa tranquillità la Diaz. 9 minuti della ripresa, 5-2 la Diaz del Nettuno. Una stracitadina di scelta, puzza. È entrato Michele Dell'Olio al posto di Antonio Papagni per il nerazzurro. Nettuno sotto di 3 reti, deve fare la partita a Simbolo Angelo Anatoli. Mister Titto non può fare altro che confermare il pressing altissimo, rimessa lunga di Povia, di testa fine, da De Cinis. E un altro De Cinis effettua la rimessa con i piedi, spalla la porta, Michele Dell'Olio prova ad andarsene, arriva il raddoppio di Andriscina, scarica la palla sui piedi di Francesco De Cinis, si passa con un ballo, prova a centrarsi a concludere a rete, spinge De Cinis. Il fallo laterale. Pressing alto del Nettuno, allora la Diaz ricorre al movimento del portiere Povia con i piedi, rilancio direttamente fra le braccia del collega Davide Lanotte, palla ai piedi di Stefano Gallo, scelto per Angelo Lanotte. Andriscina con spazio, prova la punta, è simile a di poco fuori sul primo palo difeso da Povia. 10 minuti se ne sono andati anche nel secondo periodo, ancora altissimo il pressing del passaggio di ritorno da Michele Dell'Olio alla ripartenza della Diaz. Diaz che tiene alto il pressing, non è un momento facile per il Nettuno. Nettuno che però in questo momento non ha in campo un giocatore importante come Cristian Pitelli che fa capolino proprio ora sul rettangolo di gioco, fuori Francesco De Cinis, dentro la Manuzzi, c'è un fallo su Michele Dell'Olio che è stato visibilmente scattonato per la calcio di punizione per la Diaz, vantaggio di 3 reti, quando la partita è giunta verso la metà del secondo tempo. Punizione per Azzurri, il tocco di Nato Di Leo, la battuta a rete di Michele Dell'Olio. Stefano Gallo lascia giocare l'arbitro dei Cinis, ora non può dire a rete, ma non può suo piede preferito, e il tiro di destra sospende il fondo.
fatto bene tra la notte ancora calciamenti pure misura. C'è spazio per ricevere il Lolio, se ne va poi in taglio il numero 14 della Diaz. Partita che ora ha un solo tema, uno costretto a pressare a tutto campo per cercare di risalire un attimo, Diaz pronta a colpire in contropiede. Va per uno contro uno, soffia quasi la palla dell'Olio, riesce a scaricare la circolazione di palla degli uomini di Francesco Trippo, Stefano Gallo, Rasoterra che esce fuori, ha sostituito Stefano Gallo da questa la porta.
10 minuti dalla fine. Time out in campo. Gioco ripreso a Paladone, 13 minuti a termine, Diaz in vantaggio, 5-2 su Nettuno nel derby di ritorno tra le due formazioni viscellesi che partecipano al campionato in Serie C2 di calcio a 5. Vito Freire invece fa un saluto per la cura delle immagini, che altrimenti non sarebbero alcun tipo di favore a quello che dico. Diaz riconquista il pallone. Un Giacomo dipinto che è rientrato sul parquet. Esterno, 6 minuti scarsi alla fine.
1, la palla di Lamaruzzi per Fusello, porta è uscita fuori binario, va sistemata. Il microfono non ce l'ha, nel caso registra comunque audio di sottofondo. Quello che riprende 5 minuti. Il Nettuno deve recuperare 3 reti alla Diaz. Se ne va già un elegante dribbling, l'anticipo dei piedi del portiere Davide Lamotta. Qui a pressare alto la Diaz, metto via, rilancio coi piedi, situazione 2 contro 1 che si sarebbe potuta creare. Richitelli aveva letteralmente abbandonato il video, infatti chiede al suo portiere di servire in quel tipo di situazione. Sergio Cilli sporta la palla oltre la metà campo difensiva, guadagna un fallo laterale, ossigeno puro per la squadra di Maurizio Di Pinto che intravede il stagione del traguardo, è una vittoria che potrebbe alimentare le residue speranze di agganciare il primo playoff, ma sarà veramente difficile perché contro la notte, realizza Sergio De Cilis, la Diaz ha recuperato il risultato sul 6-2, risultanza di Sergio De Cilis, si lascia andare a un gesto d'affetto verso la sua squadra, c'è il time out chiesto da Francesco Triccio, 3 minuti a terra. 3 minuti di questo derby che ormai ha pochino da raccontare. La Diaz è in vantaggio saldamente, 6-2. Garofoli prova a seguire attualmente Giacomo Di Pinto. Viene quindi rientrato nel 25 a Moluzzo. Minuti anche per questo ragazzo. No, che partecipa al campionato Under 18, una importante novità dopo 15 anni della società presieduta da Paolo Papano, che si è tuffata nell'avventura del massimo campionato giovanile, che si possa disputare. La società è sempre stata abituata all'organizzazione senior, puramente senior, a livelli tra la C1 e la C2. Anche la Diaz ha la volontà per la stagione 2014-2015 di attrezzarsi alla partecipazione quantomeno del campionato Under 18, attività giovanile di calcio 5 che negli ultimi tempi si sta sviluppando al di là di quella che è sempre stata la prima espressione disciplina nella città. Prima era il liceo di calcio a 5 che ha disputato 6 campionati di Serie A e ha vinto anche manifestazioni giovanili come una Coppa Italia Under 21. Thank you.
tentativo di recupero. Sergio De Cilis si accentra, prova il contro dribbling, esce da Giovanni, chiude lo specchio della porta a De Cilis. Si vola verso la porta, prova a servire Mauro Carofi, fermato da Amoruso e Mittun che può ridurre le distanze, la parata di Vincenzo Puglia sul tentativo. Preziosa, c'è ora un fallo e il tempo di recupero concesso di 4 minuti. Punizione per il Nettuno, il portiere La Notte, lo scambio tra Amoruso e Ramiz, ora si torna da La Notte, quinto in movimento, molto lontano dalla porta Amoruso, della Diaz, Pantaleo Papagni, per questi ultimi minuti per questo ragazzo molto giovane, 1996, che avrebbe potuto partecipare se fosse iscritta al top. Decisamente severa per quello che si è visto in campo, la Diaz è stata molto cinica nello sfruttare le situazioni che si sono presentate quando Papà fa a calciare la sua, sapendo dare una mano per quello che fa, era un po' troppo freddo, avendo ancora fatto il suo campo, ma ancora per il Nettuno lo scarico di Davide La Notte. Metà del recupero se n'è già andato, abbondantemente. Palla dentro, per De Cilis che poi è chiuso e ora prova ancora il tiro dalla distanza di Mauro Carofoli. Nulla di fatto, ultimo minuto. Stacco di testa, tanto hanno saputo gestire sul profilo nervoso evitando inutili escandescenze. Manca veramente poco alla conclusione di questa partita. Ancora quinto di movimento per il Nettuno. Sergio De Cilis, il giocatore della partita, va fuori. Ancora pochi secondi e poi i nerazzurri della Diaz potranno gioire per questa doppietta nel derby. La Diaz ha avuto anche il derby con il alla formazione del presidente di Giuseppe Cortinetti, ora si saluta con il suo omologo Antonio Papagni.
salire a quota 25 punti in classifica, molto probabilmente non sarà sufficiente per conquistare il quinto posto alla fine di questo campionato. Rimane la soddisfazione per la Diaz di aver vinto entrambi i derby, il primo per un'andata di Ginese per 2-1, in maniera piuttosto netta questo del Paladone con 6-2, che non lascia alcun tipo di equivoco. È veramente tutto dal Paladone.